ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A distanza di qualche giorno non si sono ancora assopite le polemiche sulle affermazioni dell'assessore regionale all'istruzione Latini, che in un post aveva scritto a chiare lettere no alla teoria gender nelle scuole. Dal canto suo, il direttore dell'ufficio scolastico esclude qualsiasi forma di propaganda. Non c'è una propaganda gender a scuola, c'è una giornata dedicata al tema e su quella giornata dedicata a quel tema c'è una presa d'atto di questa giornata, ma non c'è nessuna propaganda, nessuna attività pro gender o contro gender di nessun genere. Da questo punto di vista, insomma, la lotta è soltanto contro la discriminazione? Certo, come sempre, come contro qualunque discriminazione, comunque sia motivata. Al direttore abbiamo chiesto di esprimersi su un'altra tematica sempre attuale, quella del bullismo nelle scuole. È un fenomeno che ovviamente viene tenuto sotto controllo e naturalmente tutte le scuole sono impegnate, hanno un referente per scuola e quando c'è la necessità di intervenire si interviene. Filisetti ha fatto poi un bilancio dell'anno scolastico che sta per concludersi, commentando il sempre più vicino esame di maturità non più condizionato dalle restrizioni del Covid. È un anno scolastico che si è svolto con i suoi problemi, come avviene tutti i giorni, ogni giorno alla sua croce, l'abbiamo portata in cima al Golgota. Direttore, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno scolastico, si ritorna all'esame cosiddetto normale? Sì, parzialmente, gli esami di Stato hanno una commissione con un presidente esterno e commissari invece interni con delle prove in parte scritte e in parte orali come abbastanza da tradizione. Potranno trovarsi in difficoltà i ragazzi rispetto a quelli dello scorso anno, dei 2 anni fa? Speriamo di sì, perché se sono in difficoltà vuol dire che l'esame è impegnativo e quindi giustamente va assunto con la dovuta responsabilità. Ci saranno comunque dei criteri per considerare quello che c'è stato di differenza con il passato in DAD? No, ci sono i criteri per considerare come viene svolto l'esame e se l'esame viene svolto bene, naturalmente, come pensiamo che sicuramente sarà, viene considerato l'esito dell'esame. Qual è il suo augurio? L'augurio del direttore per tutti i ragazzi? Di fare il proprio dovere.